Buongiorno, apriamo la seduta del Question Time e iniziamo con la prima interrogazione del consigliere Smacchi Andrea, che interroga l'assessore Paparelli. L'oggetto è il numero 7, crisi dell'editoria Umbra, caso del giornale dell'Umbria, monitoraggio di un settore in difficoltà in profonda ristrutturazione con l'obiettivo di tutelare posti di lavoro e pluralismo delle informazioni. Intendimenti della Giunta regionale. Vi ricordo i tempi. Il presentatore dell'interrogazione ha 3 minuti per l'illustrazione complessiva. L'assessore che risponde ha 3 minuti e può esserci una replica se il presentatore non ha consumato i 3 minuti a sua disposizione. Questi tempi sono stringenti a causa delle riprese. Grazie. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un saluto ai colleghi e al pubblico presente oggi in aula. Per cercare di rimanere nei 3 minuti cercherò anche di leggere questa interrogazione che esamina un tema molto delicato che sta colpendo sia l'editoria sia le emittenti radio televisive locali. La crisi che ha colpito l'economia italiana sta avendo conseguenze anche sull'editoria, che mostra un notevole calo dei fatturati e una minor redditività, con conseguenze sia a livello occupazionale che di qualità del servizio offerto. Le difficoltà economiche che coinvolgono le imprese stanno avendo conseguenze nei fatturati dei giornali legati alle pubblicità, con un calo dal 2014 al 2015 del 5,9% per quanto riguarda quotidiani e periodici, meno 7% per i quotidiani, meno 3,9% per i settimanali, meno 4,2% per i mensili. Secondo il rapporto della Federazione della Stampa, che fotografa l'andamento economico del settore per il triennio 2011-2013, si evidenzia, come dicevo, un calo costante dei fatturati, meno 2,1% nel 2011, meno 9,9% nel 2012, meno 11% nel 2013. Le vendite dei quotidiani sono scese del 10% nel 2013 e i ricavi pubblicitari sono scesi del 19,4%. Al 2014 sono 1.660 le persone rimaste senza lavoro solo in questo settore. Anche in Umbria il settore dell'informazione è in grave difficoltà purtroppo, è in profondo cambiamento, andando incontro a nuovi assetti societari che potrebbero mettere a rischio il pluralismo dell'informazione della nostra regione. Si stima che i 4 quotidiani regionali abbiano perso nel giro di 5 anni circa 10.000 copie vendute, passando dalle 30 alle 20.000. La crisi del sistema dell'informazione in Umbria riguarda però anche le emittenti locali e non può essere soltanto un problema dei lavoratori di questo settore, nonostante questi paghino il prezzo più grande in termini di perdita di posti di lavoro, di erosione di quote di salario e di precarietà dilagante. La questione riguarda quindi la democrazia e la partecipazione. Più nello specifico, termino Presidente, il giornale dell'Umbria, quotidiano che conta una 30ina di dipendenti tra giornalisti e poligrafici, è una delle testate della nostra regione soggetta ad un profondo processo di cambiamento e ristrutturazione aziendale. I cambiamenti stanno mettendo a rischio la qualità dell'informazione e il corretto rapporto tra proprietà e dipendenti. Ne è l'esempio il licenziamento di una 10ina di giornalisti che da anni collaboravano con la testata da varie città umbre. Il comitato di redazione ha denunciato il blocco della stampa del quotidiano, regolarmente confezionato, con una mail notturna da parte dell'editore. Tale atteggiamento è allarmante e mette a rischio un clima di confronto costruttivo necessario in un momento di cambiamento e riorganizzazione aziendale come quello che sta vivendo il quotidiano di Via Monteneri. È in corso una ristrutturazione della testata con incontro tra le organizzazioni sindacali, il consiglio di redazione, gli organismi della categoria, al fine di monitorare questa fase di trasformazione. Il 6 novembre i lavoratori hanno anche effettuato uno sciopero. Scopo di questa interrogazione è quindi quello di
conoscere quali iniziative di propria competenza intende attivare la Giunta al fine di tutelare i posti di lavoro, il pluralismo dell'informazione e l'identità di una testata come il Giornale dell'Umbria che nel corso degli anni si è ritagliato un ruolo nel panorama umbro. Grazie. Prego, Assessore Pavarelli. Sì, grazie Presidente, ma io ringrazio il Consigliere Smacchi in primo luogo per aver portato all'attenzione del Consiglio regionale un tema di grande importanza per la democrazia di questa Regione e di questo Paese. Il complesso del settore dell'editoria, non solo in Umbria e non solo in Italia, sta attraversando una complessa fase di transizione per una serie convergente di fattori che possono essere riepilogati in sintesi nella crisi economica di questi anni, nel passaggio graduale ma molto forte all'editoria digitale, con una crescita esponenziale dei siti web e con una velocità ormai di avere notizie da parte dell'utente, diciamo, in maniera costante e in tempo reale, calo della raccolta pubblicitaria e l'avvento di nuove modalità di comunicazione. Ovviamente a questo poi si aggiungono, nel caso di specie come in altri casi di specie, anche scelte editoriali conseguenti al rischio d'impresa che possono aggravare questo sistema, come dire, che oggettivamente versa in queste condizioni. A queste condizioni può essere accomunato anche, come si fa riferimento nell'interrogazione, il sistema radiotelevisivo locale che registra evidenti segnali di difficoltà, una condizione che dunque è riferibile all'intero sistema della comunicazione locale. Nel caso di specie del Giornale dell'Umbria, dopo la cessione della partecipazione della società Gruppo Editoriale Umbria 1819 SRL dal gruppo Colaiacovo alla nuova proprietà riferibile al signor Incarnato, avvenuta lo scorso 27 agosto, la situazione è radicalmente cambiata in esito alla comunicazione dell'avvenuta cessazione di 11 collaborazioni intervenuta a fine ottobre. In esito a una richiesta formulata dal Comitato di Redazione del Giornale dell'Umbria e dalla rappresentanza sindacale aziendale, consuntamente all'Associazione Stampa Umbra e alla CGL SLC, è stato convocato lo scorso 10 novembre un incontro presso la Presidenza della Giunta regionale relativo alla situazione del quotidiano alla presenza dei rappresentanti delle suddette organizzazioni aziendali di categoria. Le organizzazioni sindacali e dei lavoratori del Giornale dell'Umbria infatti avevano chiesto un incontro urgente alla Presidente Marini e al sottoscritto per rappresentare la grave situazione economica finanziaria della società che ha rilevato la proprietà del Giornale dell'Umbria e la mancanza di un piano industriale ed editoriale che potrebbe mettere in discussione la prospettiva di continuità. Durante l'incontro, inoltre, le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, a nome dei giornalisti e dei poligrafici, 26 dipendenti, di cui 17 giornalisti per cui è attivo un contratto di solidarietà dallo scorso 14 dicembre 2014, quindi con la precedente proprietà, oltre a 9 poligrafici, hanno affermato il rischio di una messa in discussione della stessa sopravvivenza della testata giornalistica e dei posti di lavoro ad essa collegati, configurandosi in tal modo la possibilità di un ulteriore depauperamento del sistema dell'informazione e dei livelli occupazionali di questo settore nella nostra Regione. Accanto a ciò, ulteriori preoccupazioni sono emerse in relazione al drastico calo delle copie vendute del giornale e a mancato decollo del progetto editoriale del giornale online, oltre al paventato rischio del venir meno dei contributi pubblici dell'editoria. Questa situazione aveva portato, come ricordato nell'interrogazione, a uno sciopero con la mancata uscita del giornale in edicola lo scorso 7 novembre, cui il giorno dopo, domenica 8, ha fatto seguito un'ulteriore non uscita in edicola, non dovuta in questo caso ai lavoratori e al comitato di redazione. In sede di incontro, dove formalmente, diciamo, è stata messa a disposizione l'unità di crisi che la Giunta ha costituito per le crisi d'azienda all'inizio del mese di settembre e in adempimento degli obiettivi del programma della Presidente della Regione, oltre a rinnovare la solidarietà già espressa nei giorni precedenti ai dipendenti e collaboratori del giornale, abbiamo manifestato la massima disponibilità, nei limiti delle competenze ovviamente della Regione, di attivare un confronto con la proprietà per verificare gli intendimenti rispetto allo sviluppo delle attività editoriali più volte annunciate alla tutela dei posti di lavoro. In quella sede è stato ribadito anche l'interesse della Regione, nel rispetto del pluralismo, a utilizzare ogni possibile supporto di tipo pubblico teso a aiutare il sistema e a valorizzare il ruolo del sistema editoriale radio-televisivo locale
è stato altresì in quella sede rappresentato l'interesse della Regione a favorire processi e percorsi che portino al rafforzamento del sistema regionale della comunicazione. Quindi sono azioni che stiamo monitorando e che rappresenteremo, se del caso, diciamo, strada facendo, alla Commissione consigliare competente. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessore, non avevo dubbi, insomma, sulla sua sensibilità e sul fatto che vi fosse un impegno pressante e continuativo anche rispetto a questa azienda, che è un'azienda in crisi di fatto, da quello che emerge dalla relazione che l'assessore ci ha fatto. Vorrei anche aggiungere due cose. Il 18 dicembre inizierà l'aumento di capitale da parte di questa azienda, che si concluderà il 14 gennaio, e il 4 dicembre i giornalisti e i poligrafici hanno sfiduciato il direttore, quindi la linea editoriale. Quindi credo che dovremmo, anche da questo punto di vista, prestare particolare attenzione. Noi sappiamo bene che un sistema di informazione plurale è sinonimo di buona democrazia, è portatore di dibattito e tutela di ogni forma di espressione, sia di quella della maggioranza che di quella della minoranza. Quindi io credo che su questo l'intera Assemblea legislativa e la prima Commissione che ha competenza in materia, nei primi giorni di gennaio, farà un'audizione anche con i rappresentanti della stampa e con l'assessore al fine di dare dei segnali. Consigliere Smacchi, passiamo adesso all'oggetto numero 2. Che interroga sempre l'assessore Paparelli. A proporre l'interrogazione è il consigliere Leonelli. L'oggetto recita: Saba Parcheggi Italia S.p.A. intervenuto mutamento unilaterale del contratto di lavoro applicato ai dipendenti, informazioni della giunta regionale sulle prospettive strategiche e occupazionali della società, intendimenti della giunta medesima volti ad evitare una fase di grave difficoltà economica per numerose famiglie umbre. Prego consigliere Leonelli. Grazie Presidente. Saba è oggi il proprietario del 72% del capitale di SIPA. SIPA sta per Società Immobiliare Parcheggi Auto, costituita nel 1963, gestisce nella città di Perugia, solo nella città di Perugia, 6 parcheggi con 2100 posti auto, oltre a altre aree adibite a parcometro ed oltre a altri parcheggi nel territorio regionale, e oggi possiamo dire che dà lavoro a circa 50 famiglie. Come dicevo prima, il 72% del capitale oggi è nelle mani appunto di Saba, Italia S.p.A., facente parte del gruppo Saba Infrastrutturas con sede a Barcellona e che appunto gestisce in Italia 70 parcheggi, compresi quelli della città d'Assisi. Ora, il 19 novembre è stato proclamato lo sciopero dei dipendenti di Saba Italia S.p.A. contro il mutamento delle condizioni contrattuali dei dipendenti stessi, che passano dal contratto di autonoleggio, dall'autonoleggio parcheggi a quelli del terziario. Questo porta ad una compressione dei diritti dei dipendenti, soprattutto rispetto a tutto quello che è il tema degli ammortizzatori sociali, e chiaramente introduce invece elementi di flessibilità ben più marcati. Al di là del merito, che avviene attraverso un provvedimento unilaterale della società, quello che si percepisce con difficoltà è la strategia di medio-lungo periodo della società e in particolar modo la strategia nel territorio regionale ed in particolar modo, ancora di più, la strategia nella città capoluogo di Perugia. Da questo punto di vista noi oggi vediamo, a fronte di una marcata campagna elettorale sul tema della ridefinizione del ruolo dei parcheggi pubblici e anche dell'abbassamento delle tariffe, così come è stata portata avanti dalla Giunta Comunale di Perugia, sia oggi sia in campagna elettorale, noi vediamo che non solo questo non avviene, anzi le tariffe sembrano aumentare, ma
Tra l'altro vediamo che le presenze nei parcheggi pubblici gestiti da SIPA a vista d'occhio sembrano in costante calo, in particolare in quello che è il parcheggio, forse fiore all'occhiello per struttura e per fruibilità della città capoluogo, questo è sempre più marcato, e quindi parlo del parcheggio del mercato coperto, che peraltro il 19 novembre per la prima volta è stato chiuso, perché è stato di fatto dichiarato, è stato chiuso, o meglio non ci sono stati gli addetti al servizio proprio perché erano in sciopero. Ora, ripeto, al di là del mutamento delle condizioni contrattuali, che sicuramente accende... Sì, scusi. Che sicuramente accende... No, vabbè, giusto. Che sicuramente accende una criticità, il tema vero è quello che non si percepisce oggi, la strategia di medio e lungo periodo, in particolare ricadute sul nostro territorio. Per cui si interroga la giunta regionale su quali siano le effettive prospettive strategiche occupazionali di Saba Italia S.p.A. e quali azioni voglia intraprendere per evitare che numerose famiglie umbre possano entrare in una fase di grave difficoltà economica. Prego, Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Saba Italia opera nel settore dei parcheggi pubblici, come veniva ricordato, ma anche dei servizi integrati per la sosta a servizio della mobilità urbana. Azionista di riferimento è Saba Infrastrutture di Barcellona, una delle maggiori realtà europee nel settore della sosta, operante in 5 contesti internazionali con la gestione di oltre 150.000 posti auto. Saba Italia ha sviluppato una rete gestionale che la rende presente in 21 città, tra cui, come citava il consigliere Leonelli, tra Perugia e Assisi, oltre che altri importanti centri italiani da Venezia a Roma, che le consente di gestire 28.000 posti auto distribuite tra centri storici, centri commerciali, quartieri fieristici, stazioni, aeroporti, porti, terminal bus e strutture ospedaliere. La Umbria, Saba Italia gestisce 13 strutture, 6 a Assisi e 7 a Perugia, con un personale di circa 50 unità. Circa lo sciopero dello scorso 19 novembre, oltre ad esprimere la solidarietà necessaria rispetto alle stanze dei lavoratori, io debbo rappresentare al consigliere, a questo consesso, che non abbiamo ricevuto a tutt'oggi nessuna richiesta di intervento o di incontro che sia stata formalizzata né da parte del sindacato né da parte dell'azienda rispetto a un possibile ruolo della istituzione regione nel contesto della vertenza in atto. Come sa il consigliere Nonelli, in esito alla procedura approvata dalla Giunta sull'istituzione dell'unità di crisi, l'attivazione dell'unità di crisi può essere chiesta dai sindacati, dal comune o dalla proprietà, e non abbiamo alcuna richiesta di attivazione di procedura formale. L'avvertenza relativo sciopero ad oggi appaiono afferire temi di relazione industriale e contrattuali tra azienda e sindacato, nell'ambito delle quali la Regione, se non c'è, diciamo, una richiesta di qualcuna delle parti, non può assumere un ruolo ovviamente di carattere formale. Ad oggi, essendo tra l'altro l'azienda un soggetto multilocalizzato sul territorio nazionale, necessiterebbe anche di un'attivazione di un livello nazionale attraverso le istituzioni preposte in questi casi, con la partecipazione delle regioni interessate. Ricordo che alla vertenza non sono applicabili le previsioni di cui alla legge 12 giugno 1990 numero 146 relativa allo sciopero dei servizi pubblici essenziali, poi modificata dalla legge 83 del 2000, che detta una disciplina specifica rispetto all'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali, prevedendo una specifica procedura da applicare in sede amministrativa di raffreddamento e conciliazione delle controversie e dei conflitti, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della suddetta legge 146. In ogni caso, la Giunta regionale e l'assessata allo sviluppo economico hanno richiesto formalmente, a seguito della presentazione dell'interrogazione da parte del consigliere Nonelli, informazioni circa la vertenza e la prospettiva occupazionale, di cui siamo in attesa di avere notizie, rimanendo a disposizione per attivare tutti gli strumenti, qualora ci vengano appunto richiesti formalmente, previsti dalla legislazione regionale e dalla legislazione nazionale vigente. Se vuole replicare, consigliere Leonelli. Sì, mi sembra di particolare interesse, soprattutto, diciamo, o meglio, di particolare rilevanza la seconda parte dell'intervento dell'assessore, quando appunto ci dice che abbiamo richiesto tutte le informazioni necessarie per monitorare questa vicenda, che, ripeto, oggi non è sicuramente una di quelle situazioni che emerge in maniera critica ed irreversibile. La preoccupazione politica
che poi ha mosso questa mozione, e questa interrogazione è legata appunto ad una verifica ed un monitoraggio costante delle prospettive che ad oggi rimangono molto molto nebulose, sicuramente non per colpa della Regione che, come diceva giustamente l'assessore Pavarelli, può solo monitorare e poi eventualmente attivarsi ove la situazione gli viene portata sul tavolo, per cui grazie. Grazie consigliere Leonelli. Adesso passiamo all'oggetto numero 6. È un'interrogazione rivolta all'assessore Cecchini, a proporla è il vicepresidente Guasticchi. L'oggetto: intendimenti della Giunta regionale riguardo al futuro dei centri di riproduzione della fauna selvatica di San Vito in provincia di Terni e di Torre Certalta in provincia di Perugia. Prego, vicepresidente Guasticchi. Grazie, questa è un'interrogazione che ricopre anche una notevole urgenza, perché come molti sanno, mi auguro, le province avevano delle strutture importantissime che tuttora esistono e hanno animali in produzione, che sono il centro di riproduzione di Torre Certalta, il centro di San Vito, e poi ci sono anche altri centri legati alla cultura ittica, come Sant'Arcangelo e Borgo Cerreto. Adesso amplio un attimo le tematiche specifiche, perché l'urgenza di questa interrogazione è legata al fatto che questi centri di produzione ancora sono operativi, per cui l'aver spostato anche il personale in questi ultimi giorni, legato appunto alla vicenda delle province, che non ha probabilmente tenuto conto dell'emergenza di mantenere in vita, quantomeno per il momento, e determinarne poi il futuro, questi centri di produzione ittica e faunistica che ad oggi hanno animali, per cui si ritrovano senza personale, con rischi oggettivi anche di vedere gli animali morire in tempi rapidi. Ma al di là di questo, per cui si chiede un immediato intervento per stipulare una convenzione anche con le province per consentire quantomeno di mantenere lo status quo, è necessario anche capire in un'ottica futura di quale strategia la Regione può mettere in campo per far sì che questi centri di produzione ittica e faunistico-venatoria possano diventare centri d'eccellenza e magari non lavorare sullo stesso piano di attività imprenditoriali similari. Cioè, tanto per essere chiari, questi centri non possono lavorare sulla quantità, devono lavorare sulla qualità, come la ricerca nel caso specifico di San Vito, Torre Certalta, dei ceppi autoctoni di starne, lepri, pernici, cioè animali che nei decenni passati popolavano le nostre campagne. È necessario quindi capire il futuro di questi centri, oppure si decide di chiuderli, e allora questo anche è una scelta che personalmente non condivido assolutamente, o magari si può decidere di attivare altri rapporti o delle convenzioni con strutture come ATC, come associazioni venatorie. Ecco, è un tema che però ha un'urgenza, una grandissima urgenza legata al fatto che questi animali ci sono, sono prodotti. Io conosco bene questi centri, li ho visitati, c'è a Torre Certalda, c'è una produzione di lepri di grande qualità, ma le lepri sono animali delicatissimi, per cui è necessaria una presenza costante degli operatori. Quindi ecco, la mia interrogazione, assessore, è legata al futuro di questi centri e alla gestione dell'immediato. Tra l'altro vorrei fare anche un ulteriore aggiunta, se me lo consente, a questa interrogazione, chiedendo anche quale sarà il futuro dell'azienda faunistico-venatoria di Pietralunga, perché ritengo che centri di produzione, azienda faunistico-venatoria della Regione debbano essere gestiti in un unico pacchetto e non scorporate, perché questo non consentirebbe di vedere una strategia seria per il futuro di queste importanti strutture che noi come Regione abbiamo da tempo. Prego, assessore Cecchini. Sì, come il consigliere Guasticchi sa, il centro di Torre Certalda è passato
dal 1° di dicembre, assieme alle funzioni della caccia, è tornato come competenza in regione, mentre San Vito a San Venanzo era già di proprietà della regione e gestito regolato da una convenzione tra regione, ATC e agenzia per la forestazione. E la stessa convenzione peraltro prevede un tavolo di confronto per individuare le modalità di gestione sia di San Vito, dal momento che la convenzione in essere scade il 31 dicembre, quindi c'è da lavorare per sottoscrivere una convenzione per il futuro, e tenendo conto del fatto che sarebbero arrivate anche le funzioni della provincia, cioè sarebbero tornate le funzioni della caccia e di conseguenza anche la gestione di Torre Certalda. Naturalmente in questi primi giorni c'è stato il passaggio delle funzioni e anche del personale. In primo luogo abbiamo tenuto conto della messa in sicurezza del personale, e parte è transitato ed è ora collocato sotto il servizio caccia e pesca della Regione dell'Umbria, con il dirigente che era già dirigente del servizio caccia e pesca. Altre figure che in questa fase di trattative che la Regione ha portato avanti, credo anche con la provincia attraverso la concertazione, sono transitate non sotto la caccia e pesca ma ad altri servizi, credo che adesso valuteremo attraverso convenzione o comandi di restituire quella agibilità e logistica perché i centri possano funzionare. Ha detto bene consigliere, i due centri non possono essere un qualcosa di ripetitivo o che va a far competizioni ai centri privati, semplicemente l'obbligo dell'istituzione è quello di garantire la qualità anche attraverso l'impegno dell'università, della ricerca, perché ci sia la difesa della fauna autoctona e perché questa sia messa nelle condizioni che appunto durante l'attività venatoria sia già abbastanza abituata a vivere il territorio e non preda della prima volpe che capita quando determinate o selvaggine, che siano lepri, fagiani o starne, allevate magari in condizioni diverse, una volta immesse nel territorio durano un giorno e poco più. Quindi questo è senza dubbio il lavoro che stiamo facendo, quindi il tavolo già c'è, previsto da quella convenzione. Analogamente anche per i centri ittiogenici lavoreremo per fare in modo che appunto ci sia la continuità della produzione per garantire la qualità. Naturalmente bisognerà tener conto di garantire questa funzione, la qualità e anche la compatibilità economica e finanziaria, e quindi ci vorrà un accordo più avanzato sia con gli ATC che con i territori perché appunto le risorse siano messe a buon frutto. E l'azienda faunistica venatoria di Pietralunga, adesso riaperto, non faceva parte dell'interrogazione, credo che mi ricordo che c'era una procedura in atto di gara, di bando per metterla nella disponibilità di chi vuol concorrere per gestirla. Le procedure sono portate avanti dal servizio patrimonio, sarà mia cura verificare poi se l'evidenza pubblica non ha portato alcun risultato e in che modo, dare continuità. O meglio, lì forse c'è bisogno di migliorare una gestione che nel tempo era anche abbastanza florida, negli ultimi anni ha avuto delle problematiche, sapendo che è una parte importante del patrimonio della regione. Prego, consigliere Guasticchi. Va bene, mi ritengo soddisfatto e mi auguro che poi avremo modo anche di approfondire l'argomento nel tempo con nuovi elementi. Grazie, quindi passiamo all'oggetto numero 11, la parola e l'interrogazione è del consigliere Nevi, che interroga l'assessore Cecchini. Contrarietà espressa dalla sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria all'ampliamento della discarica Le Crete in territorio del comune di Orvieto. Informazioni della giunta regionale circa le ricadute sul piano regionale di gestione dei rifiuti. Intendimenti della giunta medesima perché vengano adottate soluzioni alternative a tale ampliamento. Prego consigliere Nevi.
Grazie Presidente, ma noi ci saremmo aspettati tra l'altro che su questo la Presidente Marini avesse riferito nell'immediato in Consiglio regionale, ma siccome non è stato fatto abbiamo deciso di fare un'interrogazione perché, Assessore, lei lo sa bene perché come me viene dalla esperienza della precedente legislatura, il gruppo di Forza Italia, l'intera opposizione è seriamente preoccupata e non da oggi, come appunto lei sa bene, della tenuta del nostro sistema di smaltimento rifiuti. Abbiamo più volte messo al centro del dibattito anche in quest'Aula la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e la folle scelta, anche se magari non esplicitamente detta, di portare tutto in discarica. Abbiamo in questi anni riempito le discariche dell'Umbria a ritmi molto veloci e avevamo detto già nelle ultime occasioni che bastava un granellino di sabbia nell'ingranaggio per far saltare tutto. Ecco, io ho l'impressione che il granellino, neanche tanto granellino, è arrivato. Perché ci risulta, come abbiamo letto sulla stampa e come anche lei ha dichiarato alla stampa stessa, che la sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria avrebbe spesso parere contrario all'ampliamento di 9 metri della discarica Le Crede di Orvieto. Quindi, fermo restando che potremmo essere anche felici perché per noi il conferimento in discarica è una cosa barbarica e medievale che va interrotta nel più breve tempo possibile, però questo getta una preoccupazione fortissima sul sistema di smaltimento rifiuti e quindi chiediamo quali alla luce di questo no pesantissimo della sovrintendenza, quali iniziative intende porre in atto la giunta regionale per fare in modo che l'Umbria non finisca come la Campania o altre regioni in Italia in emergenza rifiuti soprattutto finalmente, se ci dite, ma non solo a parole anche con i fatti, quali sono le opzioni alternative rispetto alle discariche, anche perché ci sono popolazioni, e quella di Orvieto è una di queste, che sono arcistufe di vedersi rimandare la decisione di come chiudere il ciclo e quindi di fatto vedersi mettere il proprio territorio a disposizione di tutto il territorio regionale. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Ma più che far la fine della Campania, potremmo dire che invece la discarica di Orvieto nel tempo ha svolto un ruolo non solo di discarica a disposizione dell'Umbria, ma anche un ruolo solidaristico, se è vero che nel tempo ha accolto rifiuti sia da Firenze che dalla Campania nel momento in cui il governo nazionale ha, con atti richiesto alla regione una collaborazione con le regioni che avevano delle difficoltà. Quindi è una discarica importante, è una discarica che l'aggiornamento stesso del piano dei rifiuti che è stato approvato nel 2014 riconferma assieme alla discarica di Borgo Giglione, di Belladanza, impianti strategici necessari al soddisfacimento dei fabbisogni dell'Umbria, sapendo che lo stesso piano prevede la funzione delle discariche in modo residuale, così come ritengono e prevedono le direttive europee volte al superamento delle discariche, e che in questi mesi, in queste settimane, la Giunta regionale sta lavorando anche attraverso incontri con gli ambiti, con i sindaci, per fare in modo di accelerare questo
processo, arrivando alla costituzione di un unico ambito, mettendo a disposizione finanziamenti per ammodernare l'impiantistica necessaria al fabbisogno che c'è per la produzione anche di CDR e quindi far sì che appunto le discariche siano sempre di più marginali. Stiamo lavorando in queste settimane, domani stesso c'è una riunione importante con i rappresentanti degli ambiti e con i sindaci delle città più importanti, delle città che hanno una discarica, delle città appunto che hanno ruolo sulla gestione dei rifiuti. E tra l'altro dalla progettualità presentata dal soggetto gestore, nel momento in cui ha presentato la richiesta di ampliamento del secondo calanco della discarica delle Crete, si evince anche una situazione abbastanza positiva, perché dalla lettura, diciamo, del piano e della loro progettualità ne deriva un superamento del temuto, della temuta possibilità che ci fosse stato bisogno anche di che qualcuno chiedesse l'apertura del terzo calanco. Mi pare una cosa del tutto superata, e questo è positivo nei confronti del territorio, mentre rispetto alla richiesta di ampliamento del secondo calanco e al parere negativo della soprintendenza, gli uffici hanno, portando avanti, diciamo, il loro lavoro, hanno fatto istanza di remissione al Dipartimento e per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché riteniamo che ci siano le condizioni appunto per superare quel pronunciamento, e allo stesso tempo sono in atto le formalità per attivare la commissione per la valutazione ambientale istituita ai sensi della legge 12 regionali per entrare nel merito e valutare in che modo superare la contrarietà che le popolazioni, attraverso il voto del Consiglio Comunale di Orvieto, hanno espresso. Quindi lavoriamo sui due piani: da un lato su quello più formale, legato alla possibilità che il secondo calanco possa essere agibile così e utilizzabile così come prevede il piano dei rifiuti, e invece per il resto che riteniamo senza dubbio che ci sia bisogno di accelerare il passo, anzi forse di cambiarlo il passo, per arrivare appunto a non al superamento ma al ridimensionamento dell'uso delle discariche, e quindi portare avanti quel processo previsto dal piano regionale dei rifiuti vigente. Prego, consigliere Nevi. Ma assessore, non mi posso ritenere soddisfatto, perché le parole che lei ha detto qui le sentiamo da anni e anni, e a fronte, diciamo, di questa notizia che ci dà, che gli uffici hanno fatto istanza di revisione per superare il no della sovrintendenza, non ci dice se il no fosse confermato cosa succederebbe, e soprattutto quale sarebbe l'alternativa che una regione seria dovrebbe avere assolutamente a portata di mano. Invece mi pare che si continua su questo argomento a navigare a vista. La navigazione a vista, diciamo, può portare problemi molto molto seri. Speriamo di essere smentiti dai fatti, però la situazione dei rifiuti in Umbria mi pare che non fa un passo in avanti rispetto a quello che ci dicevamo anche 5, 6, 7, 10 anni fa, e quindi dalla sua risposta, se possibile, ne usciamo ancora più preoccupati, e ribadiamo la assoluta necessità di costruire un piano alternativo in tempi rapidi, perché la società stessa parla di 3 o 4 mesi di tempo oltre il quale non ci sarebbero i tempi tecnici per fare in modo che ci sia l'ampliamento, e quindi di avere un sistema di smaltimento in sicurezza. Questi tempi, queste tempistiche, vedo che lei non li ha citati, non so se è stata una dimenticanza oppure diciamo, preferite evitare di parlare di tempi così stretti, ma se questa è la situazione, noi siamo invece molto preoccupati. Grazie. Grazie, consigliere Nevi. Passiamo adesso all'oggetto numero 14,
che interroga ancora l'assessore Cecchini, ha presentato l'interrogazione il consigliere Fiorini. Intendimenti della Giunta regionale a presidio del calendario venatorio per la stagione 2015-2016, con riferimento ad un suo supposto scostamento dalle previsioni di cui la direttiva 2009-147 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30-11-2009 e di cui al documento cosiddetto Key Concept sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale e della specie di uccelli cacciabili nell'Unione europea. Prego, consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Il quadro normativo di riferimento in materia venatoria è costituito a livello di normativa comunitaria dalla direttiva del Parlamento europeo e dal Consiglio 2009-147 che attribuisce agli Stati membri il compito di provvedere a che le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione e né in quello della riproduzione. Il documento, concetti fondamentali, individua per ogni specie cacciabile ed in relazione ai singoli Stati membri le date di inizio e di durata della riproduzione, ma la guida alla disciplina della caccia UE, in particolare al punto 2.7.10, consente che le date della stagione venatorie regionali siano diverse da quelle previste dal documento sui concetti fondamentali, stabilito a livello nazionale se è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizi più tardi. A tale proposito, la letteratura scientifica italiana stabilisce che la migrazione delle tre specie, tordobottaccio, cesena, beccaccia, avviene dopo la data del 31 gennaio in Umbria. La magistratura amministrativa italiana, TAR e Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'operato delle regioni italiane che nello stabilire i propri calendari venatori si sono avvalsi della facoltà loro attribuita dalla guida alla disciplina della caccia UE. Perciò chiedo alla Giunta regionale e all'assessore Cecchini di avere chiarimenti rispetto alle iniziative ed azioni che intende adottare in favore del calendario venatorio regionale previsto per la stagione 2015-2016. Grazie. Prego, assessore Cecchini. Sì, come ben saprà il consigliere, quando ad aprile, marzo quest'anno forse, abbiamo approvato il calendario venatorio, abbiamo previsto le chiusure per il tordobottaccio, la cesena e la beccaccia al 30 di gennaio, così come avevamo fatto l'anno scorso, pur sapendo che il governo, il ministero avrebbe eccepito utilizzando quelle norme della direttiva europea che l'hanno portato l'anno scorso di fatto a commissariare quelle regioni che avevano queste tre specie come chiusura alla fine di gennaio. Abbiamo riproposto comunque la chiusura al 30 di gennaio perché noi l'anno scorso abbiamo impugnato quell'atto che il governo aveva portato avanti, o meglio sostenuto le azioni che le associazioni venatorie hanno portato avanti nei confronti del governo con le motivazioni e le argomentazioni che ci vedono come regione, assieme l'anno scorso eravamo 7 regioni, quest'anno mi sfugge, forse siamo qualcuna di meno, non tutte le regioni sono uguali e in ogni caso tra le altre cose l'Europa ci chiede che laddove si va non in conformità magari con tutti gli altri, l'importante è avere quei dati tecnici, scientifici, sicuri che dimostrano che determinati tipi di popolazioni sono abbondanti, o meglio che determinati tipi di popolazione venatoria hanno i periodi di nidificazione diversi da quelli fin qui riportati. Tra l'altro, ad esempio, con la beccaccia ci sono stati interventi di inanellamento e quindi attraverso, sono state seguite le nostre beccacce, se ne vanno qualcuna anche a marzo, non neanche a febbraio. E la conseguenza è che noi l'anno scorso abbiamo, di fronte al Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, portato questa argomentazione,
che avremmo fatto così come dice la direttiva europea, e cioè portato alla chiusura al 20 gennaio queste tre specie, nel momento in cui altri paesi europei che hanno stesse caratteristiche di clima e stesse caratteristiche di territorio messo nei loro calendari la stessa chiusura, perché ci risulta che ancora oggi, non solo l'anno scorso, la Spagna, la Francia chiudono la seconda decade di febbraio, qualcuno anche oltre, addirittura mi pare la Grecia la terza decade di marzo. Quindi al governo abbiamo chiesto, che non avevamo niente in contrario a rispettare le direttive dell'Europa laddove l'Europa pretende da tutti gli Stati membri la stessa cosa e non solo per l'Italia. Detto questo, quest'anno abbiamo riproposto il calendario venatorio con la chiusura al 30 di gennaio. Ad ottobre il governo ci ha comunicato l'intenzione di lavorare ad un documento da condividere per far sì che fosse anticipata la chiusura. Si sono svolte due riunioni tecniche al Ministero presso la conferenza Stato-Regioni, l'ultima l'11 di dicembre. Nell'ultima seduta i rappresentanti delle regioni e quindi la regione dell'Umbria ha messo a disposizione del Ministero tutti quei dati scientifici, quegli atti, quei numeri in nostro possesso per far sì che il Governo magari si faccia autorizzare dalla Commissione europea un accordo diverso da quello, diciamo, che fin qui stava cercando di portare avanti con le regioni, appunto, che si basi soprattutto non tanto sul fatto di a prescindere dire vogliamo chiudere il 30 di gennaio, ma entrando nel merito delle motivazioni per cui alcune regioni rispetto ad altre fanno questa scelta, nella consapevolezza appunto di rispettare sia le norme ma prima di tutto anche le specie di cui parliamo. Bene, consigliere Fiorini, la sua replica. Sì, ringrazio l'assessore Cecchini e mi ritengo abbastanza soddisfatto. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo adesso all'oggetto numero 16. Iniziative adottate dalla Giunta regionale perché venga attivata la fermata dei convogli ferroviari Freccia Bianca nella stazione di Spoleto. Intendimenti della Giunta medesima perché vengano realizzati in Umbria su linee esistenti servizi ferroviari con convogli ETR di Trenitalia e Italo di Nuovo Trasporto Viaggiatori. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Tale interrogazione afferisce in maniera armonica dal punto di vista dei concetti alla mozione numero 231, che rimane comunque nelle proposizioni dell'Assemblea Legislativa. Mi riferisco, signori consiglieri regionali, al treno Freccia Bianca che nella stazione di Spoleto transita, rallenta ma non ferma. L'Assemblea Legislativa aveva già sollecitato l'attivazione di tale servizio e quindi l'interrogazione è tesa, signori consiglieri regionali, a conoscere se è stata attivata da parte della Giunta regionale dell'Umbria un'azione incisiva verso Trenitalia affinché questo importante servizio per la città di Spoleto sul piano del trasporto pubblico locale ma anche nelle afferenze per la valorizzazione culturale e turistica possa determinarsi. Più in generale, l'oggetto della interrogazione vuole conoscere se, per quanto attiene ai servizi cosiddetti a mercato, la Giunta regionale intende sollecitare non solo Trenitalia per quanto attiene ai servizi Freccia Bianca e Freccia Argento, ma anche NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, per quanto attiene alla possibilità che Italo possa fruire anche della rete attuale ferroviaria dell'Umbria, come gli ETR con i convogli ferroviari Freccia Bianca e Freccia Argento. Noi riteniamo che la Regione Umbria debba farsi promotrice di un'azione anche per mettere insieme non solo le proprie risorse, ma anche quelle delle associazioni collegate al commercio, allo sviluppo economico e alle fondazioni, affinché in Umbria vi siano più convogli ferroviari a media velocità, cioè a 180 km all'ora, che possano connettere la nostra regione con il sistema più complessivo di alta velocità ferroviaria, perché questo noi riteniamo
è essenziale per lo sviluppo socio-economico della nostra regione. Grazie. Prego, Assessore Vianella. Grazie, ringrazio il Consigliere Ricci. In relazione alla sua interrogazione e in relazione al primo quesito posto nella interrogazione, l'amministrazione regionale, la Giunta regionale si è attivata, ha chiesto quindi a Trenitalia l'ipotesi appunto sostenuta nella mozione di cui il consigliere Ricci ricordava, della quale ricordava, e leggo testualmente la risposta del dottor Soprano rispetto a questo. Al riguardo va innanzitutto considerato che i treni Frecciabianca rientrano tra i servizi a mercato, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, e si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico. Pertanto la relativa programmazione si fonda su valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica. Sulla base di tali valutazioni, nello specifico, le imprese ferroviarie individuano sia le relazioni da servire che le fermate da assegnare, legate principalmente ai volumi di traffico espressi da ciascun bacino. Dalle rilevazioni effettuate anche di recente, proprio aderendo ad analoga richiesta avanzata appunto dalla stessa Regione, risulta che la stazione di Spoleto esprime un volume di traffico di media lunga percorrenza limitato per ciascuno dei 6 intercity che effettuano fermate. Infatti si registrano oggi mediamente meno di 14 passeggeri in salita e discesa nella cittadina umbra. Questi livelli di traffico non consentono purtroppo di prevedere la fermata collegamenti Frecciabianca. In ogni caso continueremo a monitorare la situazione per verificare nei prossimi mesi eventuali modificazioni dei volumi che giustifichino l'adeguamento dell'offerta. Sul secondo quesito invece, in generale, come intende appunto raccordarsi con Trenitalia rispetto a questa questione, in generale la Giunta regionale intende, ha già avviato interlocuzione con Trenitalia, e questo anzi, sottolineo, rappresenta un elemento prioritario citato anche nel piano regionale dei trasporti calendarizzato esattamente nella giornata odierna in questo Consiglio. Un'azione sul versante del rinnovo del materiale rotabile per i servizi regionali veloci che collegano l'Umbria con Roma, Firenze e Ancona. L'intervento intende scongiurare il rischio di una progressiva espulsione dei treni utilizzati dai nostri pendolari per i collegamenti verso Roma e verso Firenze, a seguito del progressivo incremento del traffico di alta velocità sulla linea direttissima appunto Roma-Firenze. Ricordo che sono circa 200 coppie di treni. L'ipotesi è quella prevista, appunto dicevo, nel PRT di coinvolgere anche la Regione Marche e la Regione Toscana in una operazione complessiva di rinnovo del materiale rotabile, puntando sull'acquisizione di treni per il trasporto regionale in grado di circolare sulla rete AV con velocità appunto anche di 180 km orari. Non escludiamo quindi, e quindi aderiamo a questa sollecitazione, la possibilità di sottoporre al Governo, e lo faremo, al Governo centrale, l'operazione come forma di compensazione a favore di territori come l'Umbria, che altrimenti sarebbero, nelle more della realizzazione della stazione Medio Turia, totalmente esclusi, se non addirittura penalizzati, dalla rete AV. Consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, utilizzo il minuto che mi rimane a disposizione rispetto ai tre complessivi per ringraziare la Giunta regionale dell'impegno che sta attivando in particolare per connettere l'Umbria ai convogli e ai sistemi ferroviari a media velocità, cioè a 180 km all'ora, ricordando come sarebbero necessari per il trasporto pubblico passeggeri almeno 18 convogli ferroviari aggiuntivi, ma anche sottolineando che la risposta di Soprano non è soddisfacente perché Trenitalia, signori consiglieri regionali, è una società con stretta valenza pubblica e quindi non può considerarsi esclusivo il servizio a mercato, ma poi tutte le analisi che risultano in letteratura parlano di domanda potenziale.
la domanda potenziale di trasporto si trasforma in reale solo quando il servizio viene attivato e quindi Soprano dovrebbe attivare il servizio, sperimentarlo per alcuni mesi e solo in quel momento potrebbe, dal punto di vista analitico, esprimersi se quel servizio ha davvero i passeggeri che complessivamente si accingono ovviamente a utilizzare il nuovo servizio che viene posto all'attenzione del così chiamato mercato. Quindi mi auguro che Soprano possa rivedere tale situazione e noi ci faremo portatori di un'iniziativa alla stazione di Spoleto come centrodestra e liste civiche perché il Freccia Bianca deve fermare nella stazione di Spoleto. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Passiamo adesso all'oggetto numero 18. Si tratta di un'interrogazione della consigliera Carbonari che interroga l'assessore Chianella. Emergenza abitativa in Umbria. Necessità di sostegno solidale, concreto ed urgente a migliaia di famiglie in lista di attesa per l'assegnazione di alloggio a canone sociale, conseguente supporto indiretto al settore dell'edilizia, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie, Presidente. Considerato che le famiglie in Umbria, in attesa di l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono circa 5.000, che nel 2014 la precedente Giunta Marini ha assegnato all'ATER un finanziamento di oltre 5 milioni di euro per l'acquisto di unità immobiliari nei comuni umbri a maggiore tensione abitativa, che circa 5 milioni, poco meno, sono stati già utilizzati per l'acquisto di 46 unità abitative da adibire a questo scopo, che anche l'ex assessore Stefano Vinti dichiarò che per recuperare alloggi la Giunta avrebbe ulteriormente investito in manutenzione e acquisto di altre unità abitative. Considerato inoltre che il settore dell'edilizia in Umbria ha subito una crisi fortissima in termini di numero di imprese operanti nel settore delle costruzioni, che sono diminuite di circa 1.000 unità tra il 2013 e il 2014, e anche in termini di compravendite effettuate c'è una forte flessione, che secondo il rapporto di giugno 2015 sull'economia regionale dell'Umbria della Banca d'Italia, il calo ha interessato in particolare delle società di persone e ditte individuali, quindi piccole realtà, e tra il 2013 e il 2014 è proseguita anche l'uscita dal mercato degli operatori, specialmente quelli di piccole dimensioni. Che il settore delle costruzioni sempre in Umbria ha subito un forte calo anche dei prestiti da parte delle banche e delle società finanziarie, che è quello che ha subito il maggior calo in termini di occupati, sempre in termini percentuali, e che in questo momento il valore, l'offerta degli immobili, di nuovi alloggi, è sicuramente risente di questa flessione della domanda, per cui sarebbe possibile fare degli acquisti a prezzi contenuti e contemporaneamente dare un piccolo sostegno a queste imprese che si trovano quasi alla canna del gas, quelle che ci sono rimaste perché parecchie, quindi sono uscite dal mercato. Tenuto conto di tutto ciò, si interroga la Giunta regionale per conoscere le iniziative che intende concretamente intraprendere di fronte a questa situazione, sia delle migliaia di famiglie che sono in lista di attesa per l'assegnazione di questi alloggi, in particolare comunicando se la Giunta stia valutando urgente l'acquisto di ulteriori unità abitative da destinare ad alloggi di edilizia residenziale, garantendo quindi al contempo il tamponamento della grave situazione socio-abitativa, unitamente allo stimolo indiretto del settore edilizio in Umbria.
con conseguenti benefici anche sia appunto per le famiglie che sono in attesa, sia per il settore delle piccole imprese che operano in questo mercato e degli occupati sempre di questo settore. Se mediante un aumento e se nell'ipotesi auspicabile, affermativa, volesse appunto investire ulteriori risorse per l'acquisto di queste unità, se intende investire mediante un aumento del debito regionale, sfruttando anche dei tassi di interesse che in questo momento sono abbastanza buoni, oppure intende appunto chiedere un ulteriore aiuto al governo. Grazie. Grazie consigliere Carbonari, la parola all'assessore Chianella. Grazie consigliere Carbonari. Intanto in relazione alle prime considerazioni dell'interrogazione si sottolinea che per inquadrare il tema occorre mettere in evidenza che il trasferimento delle risorse ex GESCAL storicamente destinate all'edilizia residenziale pubblica si è interrotto da primi anni 2000 con la firma di accordi di programma inerenti all'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata. Con le risorse trasferite con tali accordi di programma è stato possibile, sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale 23 del 2003, attivare due piani triennali, il 2004-2006 e il 2008-2010, per mezzo dei quali sono stati realizzati 442 alloggi da cedere a canone sociale con un impegno finanziario pari a circa 60 milioni di euro. La mancanza di ulteriori risorse non ha consentito di promuovere nuovi piani triennali. Con le risorse residuali del bilancio regionale, nel corso degli ultimi due anni, sono stati attivati due interventi piuttosto significativi. Il primo ha riguardato l'acquisto sul libero mercato di alloggi ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa da destinare all'edilizia residenziale pubblica, che ha consentito di acquisire al patrimonio dell'ATER regionale 46 alloggi con un impegno finanziario appunto di oltre 5 milioni di euro. Il secondo intervento ha riguardato la formazione di un programma di manutenzione straordinaria di alloggi pubblici che consente di recuperare 166 alloggi ad oggi non utilizzati a causa del cattivo stato di manutenzione, con un impegno finanziario di circa 3 milioni e 400 mila euro a carico del bilancio regionale. Infine, in corso di perfezionamento, il programma di manutenzione straordinaria finanziato dallo Stato che consentirà di recuperare 292 alloggi con un impegno finanziario complessivo di circa 6 milioni e 300 mila euro, tali risorse che saranno disponibili su più annualità. È da mettere in evidenza che sempre a cura dell'ATER regionale sono stati attuati interventi per la riqualificazione sotto il profilo energetico a valere sulle risorse post-FER 2007-2014 Asse Energia. Quanto alla seconda parte invece di considerazioni che riguardano principalmente la crisi del mercato immobiliare in Umbria, nonché le criticità che hanno investito appunto le imprese costruttrici che conosciamo benissimo, è da mettere in evidenza che si stanno concludendo le procedure inerenti l'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa. Su questo versante, sempre nel corso degli ultimi due anni, sono stati emanati 5 bandi destinati a giovani coppie, famiglie costituite da una sola persona e famiglie monoparentali. Poiché è ancora in corso la liquidazione dei contributi assegnati, è possibile fornire soltanto valori stimati alla movimentazione attuata con i provvedimenti citati. Si prevedono circa 232 alloggi in acquisto per circa 6 milioni e mezzo di contributi a valere sul bilancio regionale. Sono stati emanati anche 5 bandi per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'affitto a favore di famiglie disagiate e conduttrici di alloggi in locazione a canone concordato, che hanno consentito di mitigare il disagio delle famiglie assegnatarie di contributi, appunto, da una parte, e le difficoltà della proprietà che si impegna a non procedere allo sfratto, evitando quindi di incrementare la domanda di alloggi pubblici. Poiché è ancora in corso la liquidazione dei contributi assegnati, è possibile fornire soltanto valori stimati dalla movimentazione attuata con i provvedimenti citati. Si prevedono circa 90 beneficiari per circa 600.000 euro di contributi a valere sul bilancio regionale da erogare nel prossimo triennio. In conclusione, è necessario sottolineare che con risorse assolutamente esigue la Giunta regionale
ha attuato una serie di interventi diversificati rispetto alla platea dei beneficiari, che ha permesso da un lato di soddisfare, sebbene non completamente, il bisogno dell'abitazione, il mercato, le imprese in difficoltà che vengono ampiamente coinvolte anche per gli interventi di manutenzione della proprietà privata. Per quanto attiene invece ai quesiti posti alla Giunta, fatte salve se la Giunta regionale stia valutando l'urgente acquisto di ulteriori unità abitative, l'attuale situazione finanziaria del bilancio regionale non consente di intraprendere iniziative in merito, in quanto le risorse disponibili si esauriranno con i procedimenti in corso di completamento. Soltanto a conclusione di tale attività potrà essere valutata l'entità di eventuali economie di stanziamento derivanti da revoca di contributi assegnati. Quanto alla capacità di indebitamento dell'ulteriore della Regione Umbria, ho finito, appare evidente che non è possibile al momento fornire, diciamo, informazioni. Consigliere Carbonari, mi raccomando il tempo perché siamo andati tutti fuori con l'accuso. Va bene, sarò velocissima. Ricordo che da poco questo Consiglio ha votato la proposta di legge sull'assestamento per investire 7,5 milioni per l'acquisto, spero che non sia così, ma forse di una cattedrale nel deserto. 7,5 milioni, lì ci siamo indebitati, mentre qua per cercare di dare una risposta a 5.000 famiglie che sono in lista d'attesa, ma forse saranno anche di più, sono convinta, i soldi non si trovano. Mi sembra che il discorso sia un po' sempre quello. Ecco, vorrei ricordarvi che i soldi qualche volta si possono trovare. Grazie. A questo punto io sospendo la sessione di Question Time per poi riprendere la sessione ordinaria. Tra un quarto d'ora ci rivediamo qui in aula. Grazie.